Il terzo anello, ad alta voce. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Mr. Collins, puntualissimo, fu ricevuto con grande urbanità da tutta la famiglia. Veramente Mr. Bennet parlò ben poco, ma le signore erano ben disposte a conversare. Mr. Collins poi non aveva alcun bisogno di incoraggiamenti e non sembrava incline al silenzio. Era un giovanotto di 25 anni, grande e grosso, con un'aria grave e imponente e un fare assai cerimonioso. Era seduto da poco e già complimentava Mrs. Bennet, madre di tante belle figliole. Aveva sentito molto parlare della loro avvenenza, ma quella volta la fama non era all'altezza del vero. Non dubitava, aggiunse, di vederle tutte quante ben accasate a tempo debito. La sua galanteria non andò molto a genio a qualcuno, ma Mrs. Bennet, che su un complimento non trovava mai a ridire, ebbe la risposta pronta. «Siete davvero molto gentile, signore, e mi auguro di cuore che sia proprio così, perché altrimenti sarebbero sfortunate abbastanza. Le cose vanno così male. Alludete forse al vincolo di questa proprietà? Proprio così, signore, per le mie povere figliole. È una faccenda penosa, ne converrete. Non voglio dare la colpa a voi. So bene che in questo campo è solo questione di fortuna. Una volta che una proprietà è vincolata, non si può più sapere come andrà a finire. Signora, sono assai sensibile alle privazioni toccate alle mie care cugine e potrei dire molto di più a questo proposito se non temessi di apparire inopportuno e precipitoso, ma le signorine possono star certe che sono venuto ben disposto ad ammirarle. Per ora non dirò altro, ma quando ci saremo meglio conosciuti, forse... Fu interrotto dal segnale della cena. Le ragazze si scambiarono dei sorrisi. Esse non furono l'unico oggetto dell'ammirazione di Mr. Collins. Il vestibolo, la sala da pranzo e tutto il resto furono esaminati ed apprezzati, ed il suo elogio di ogni cosa avrebbe toccato il cuore a Mrs. Bennet, non fosse stato per il mortificante dubbio che egli considerasse il tutto come sua futura proprietà. A pranzo Mr. Bennet parlò ben poco. Ma quando la servitù si fu ritirata, giudicando che fosse ora di fare un po' di conversazione col suo ospite, tirò fuori un argomento in cui si aspettava di vederlo brillare. Osservò che doveva essere stato ben fortunato con la sua patronessa. Lady Catherine de Bourgh dimostrava attenzioni considerevoli per i desideri e il benessere di lui. Mr. Bennet non avrebbe potuto scegliere di meglio. Mr. Collins non risparmiò elogi, e poiché il tema lo innalzava al di sopra della solita solennità di maniere, dichiarò con un'aria di grande importanza di non avere mai trovato in una persona d'alto rango quei modi, quella affabilità, quella condiscendenza che aveva riscontrato di persona in Lady Catherine. «Avete detto che è vedova, signore?» «Non ha famiglia?» «Non ha che una figlia, unica erede di Rosings e di vastissimi possedimenti.» «Ah!» esclamò Mrs. Bennet scrollando il capo. «Quando è così, sta meglio di molte altre ragazze. E com'è? Graziosa?» «È semplicemente incantevole. La stessa Lady Catherine ammette che in fatto di grazia autentica Miss de Bourgh è di molto superiore ad ogni altra bellezza, perché nei suoi lineamenti c'è qualcosa che rivela la giovane di nobile lignaggio.» Le aspettative di Mr. Bennet furono esaudite in pieno. Suo cugino era quell'insensato che egli aveva sperato di trovare. Mr. Bennet rimase ad ascoltarlo col più divertito interesse, mantenendo al tempo stesso un atteggiamento di risoluta compostezza e, se si eccettua un'occhiata ad Elizabeth, senza cercare nessuno con cui spartire il suo spasso. Capitolo quindicesimo. Mr. Collins non era una persona di buon senso, e ben poco avevano potuto l'educazione e la società contro le mancanze della natura. Aveva trascorso la maggior parte della vita sotto la guida di un padre illetterato e meschino. Era stato, sì, all'università, ma si era limitato a frequentarla senza trarne profitto. Un caso fortunato
lo aveva posto sotto la protezione di Lady Catherine de Bourg, allorché era rimasto vacante il beneficio ecclesiastico di Hunsford. Ora che possedeva una bella casa ed una rendita più che sufficiente, pensava a prendere moglie e, nel tentativo di riconciliarsi con la famiglia di Longbourn, c'era di mezzo, per l'appunto, una moglie da scegliere tra le figlie, qualora le avesse trovate davvero avvenenti ed amabili, come si diceva comunemente. Era questo il suo piano, a risarcimento ed espiazione dell'eredità che gli sarebbe toccata dei loro beni paterni. Piano eccellente, a suo parere, conveniente, vantaggiosissimo e quanto mai generoso e disinteressato da parte sua. Non cambiò idea quando le ebbe viste. Il viso incantevole della maggiore confermò i suoi proponimenti e ribadì tutti i suoi solidi principi sui diritti dell'anzianità. Quella prima sera fu lei la prescelta. Il mattino dopo, però, ci fu un cambiamento. Prima di colazione, in un colloquio a tu per tu con Mrs. Bennet, che durò un quarto d'ora e che prese l'avvio dalla sua casa parrocchiale e andò naturalmente a finire nella confessione della sua speranza di trovare a Longbourn una padrona di casa, venne a sapere, tra sorrisi compiacenti e nel complesso incoraggianti, che Jane, proprio quella su cui egli si era fissato, era già prenotata. Mr. Collins non ebbe che passare da Jane ad Elizabeth e fu presto fatto. Giusto il tempo che Mrs. Bennet ci mise ad attizzare il fuoco, Elizabeth, che per età e bellezza veniva subito dopo Jane, le succedette senz'altro. Mrs. Bennet capì al volo e confidò di avere presto due figliole sposate e colui che il giorno prima non poteva nemmeno sentir nominare aveva adesso tutta la sua approvazione. Lydia non aveva dimenticato l'idea di fare una passeggiata fino a Meryton. Tutte le sorelle tranne Mary accettarono di accompagnarla. Mr. Collins le avrebbe scortate. Il tempo passò in pompose scempiaggini da parte sua e cortesi assensi da parte delle sue cugine, finché arrivarono a Meryton. A quel punto, l'attenzione delle minori non poté più essere trattenuta da lui. I loro occhi presero di colpo a vagare per la via in cerca degli ufficiali e nulla che non fosse un cappellino veramente delizioso o una mussolina all'ultima moda nella vetrina di un negozio fu più in grado di richiamarli all'ordine. Ma ben presto ad attrarre l'attenzione di tutte fu un giovane di aspetto nobilissimo, mai visto prima, che passeggiava sull'altro lato della strada in compagnia di un ufficiale. L'ufficiale era quello stesso Mr. Danny, sul cui ritorno da Londra Lydia era venuta ad informarsi. Egli si inchinò al loro passaggio. Tutte quante furono colpite dall'aspetto del forestiero e tutte si chiesero chi mai potesse essere. Kitty e Lydia poi, risolute a scoprirlo a tutti i costi, traversarono la strada col pretesto di andare a vedere qualcosa in un negozio di fronte e, per un caso fortunato, avevano appena toccato il marciapiede che i due signori, tornati indietro, arrivarono allo stesso punto. Subito Mr. Danny si avvicinò, chiedendo loro il permesso di presentare il suo amico, Mr. Wickham, che era tornato da Londra il giorno prima insieme a lui e che, era lieto di annunciarlo, aveva accettato un brevetto di ufficiale nel loro corpo. Era proprio quel che ci voleva. Al giovanotto, infatti, mancava soltanto l'uniforme perché il suo fascino fosse completo. L'aspetto andava tutto a suo favore. Possedeva i migliori requisiti della bellezza, un'espressione attraente, una figura elegante e maniere amabilissime. La presentazione fu sostenuta da parte sua con una conversazione facile e piacevole, facilità perfettamente corretta e naturale al tempo stesso, tanto che erano ancora insieme a discorrere quando li riscosse un rumore di cavalli che si avvicinavano. Erano Bingley e Darcy che venivano alla loro volta. Riconoscendo in mezzo al gruppo le signorine, i due gentiluomini andarono loro incontro. Seguirono le cortesie d'uso. Bingley parlò più di tutti, e soprattutto a Jane. Stava giusto recandosi a Longbourn, disse, per avere notizie di lei. Mr. Darcy lo confermò con un inchino. Quest'ultimo aveva appena preso la decisione di posare lo sguardo su Elizabeth quando fu attratto dal forestiero. Elizabeth, che per combinazione vide l'espressione di entrambi mentre si guardavano, fu sbalordita dall'effetto che l'incontro aveva prodotto.
L'uno e l'altro cambiarono colore. L'uno si fece bianco, l'altro rosso. Un istante dopo, Mr. Wickham portò la mano al cappello e Mr. Darcy si degnò appena di ricambiare il saluto. Come si spiegava quella faccenda? Impossibile indovinarlo, impossibile non morire dalla voglia di saperlo. Mr. Danny e Mr. Wickham accompagnarono le signore fin sulla porta di casa di Mr. Phillips e qui si congedarono con gli inchini regolamentari, nonostante Miss Lydia li avesse ripetutamente invitati ad entrare e Mrs. Phillips avesse addirittura aperto la finestra del salotto per ribadire l'invito ad alta voce. E poiché alcuni di loro sarebbero venuti a pranzo dai Phillips il giorno dopo, zia Phillips promise di mandare il marito in visita da Mr. Wickham per invitare anche lui, se poi in serata fosse sopraggiunta la famiglia Bennet. Le condizioni furono accettate e Mrs. Phillips promise che ci sarebbe stata una bella lotteria, animata e spassosa, seguita da una cenetta calda. La prospettiva di simili delizie era molto confortante e ci si separò di buon umore. Poiché non vi furono obiezioni sull'accordo preso dalle ragazze con la zia ed essendo stati energicamente respinti gli scrupoli di Mr. Collins a lasciare soli per una sera Mr. e Mrs. Bennet proprio mentre era loro ospite, a una cert'ora la carrozza passò a prendere lui e le sue cugine per condurli a Meryton, dove le ragazze, appena messo piede in salotto, appresero con gioia che Mr. Wickham aveva accettato l'invito dello zio e si trovava già in casa. Mr. Wickham fu il fortunato su cui si volsero pressoché tutti gli sguardi femminili ed Elizabeth la fortunata presso la quale egli andò finalmente a sedersi. E la piacevolezza con cui si mise subito a conversare della serata umida che prometteva una stagione piovosa le fece capire come i più banali luoghi comuni possano diventare interessanti sulla bocca di un abile conversatore. Quando furono sistemati i tavoli da gioco, colse l'occasione per disobbligarsi sedendosi al tavolo del whist. Elizabeth era dispostissima ad ascoltarlo, anche se non osava sperare di venire a sapere quello che le premeva di più, e cioè la storia dei suoi rapporti con Mr. Darcy. Non ebbe nemmeno il coraggio di pronunciare quel nome, ma la sua curiosità ricevette un conforto insperato. Fu lo stesso Mr. Wickham ad entrare in argomento. Volle sapere quanto distasse Netherfield da Meryton e, quando lo ebbe saputo, le domandò con qualche esitazione da quanto tempo Mr. Darcy si trovasse lì. «Da circa un mese», rispose Elizabeth, e poi, per non lasciar cadere il discorso, aggiunse «So che possiede vastissime tenute nel Derbyshire». «Infatti», rispose Wickham, «ha una tenuta magnifica da quelle parti». 10.000 sterline nette di rendita l'anno. Nessuno potrebbe darvi informazioni più precise a questo riguardo. Sono stato legato alla sua famiglia fin dall'infanzia, in un modo particolare. Elizabeth non nascose la sua sorpresa. Capisco la vostra sorpresa, Miss Bennet, se avete assistito, come è probabile, al nostro freddissimo incontro di ieri. Conoscete bene Mr. Darcy? Quanto basta? Rispose Elizabeth con calore. Abbiamo passato 4 giorni sotto lo stesso tetto e ho finito per trovarlo una persona quanto mai antipatica. Non tocca a me giudicare, disse Wickham, se sia simpatico o meno. Non sono in grado di farlo. Lo conosco troppo bene e da troppo tempo per essere un giudice imparziale, ma credo che la vostra opinione di lui sarebbe una sorpresa per tutti, e forse non vi esprimereste così energicamente se non foste qui, in seno alla vostra famiglia. Vi do la mia parola che ciò che ho detto qui è né più né meno ciò che potrei dire in ogni altra casa dei dintorni, tranne Netherfield. Egli non gode di alcuna simpatia nello Herefordshire. Ha disgustato tutti con la sua superbia. Non sentirete nessuno parlarne meglio. Non farò finta che mi dispiaccia, disse Wickham, che egli, come chiunque altro, sia tenuto nel conto che si merita, ma a lui non capita spesso, a quanto mi risulta. Il mondo è accecato dalla sua fortuna e dalla sua posizione sociale, o intimorito dai suoi modi alteri ed imperiosi, e si limita a vederlo, così come egli tiene ad apparire. Per quel poco che lo conosco, posso dire che ha un pessimo carattere.
Wickham scosse semplicemente il capo. Chissà se ha intenzione di trattenersi ancora a lungo da queste parti. Non saprei proprio, ma non ho sentito parlare di una sua partenza. Spero che la sua vicinanza non disturbi i vostri piani a favore della nostra contea. No, non sarò io ad essere allontanato da Mr. Darcy. Se ne vada lui, se vuole evitare di vedermi. I nostri rapporti non sono buoni, ed è sempre doloroso rivederlo. Ma non ho motivi per evitarlo, se non quelli che posso dichiarare ai quattro venti. La coscienza di aver subito grossi torti e un vivo rammarico che egli sia quello che è. Suo padre, Miss Bennet, era la persona più degna del mondo e il migliore amico che io abbia mai avuto. E non posso mai trovarmi in compagnia del giovane Mr. Darcy senza che mi spezzino il cuore mille struggenti ricordi. Elizabeth, che trovava l'argomento sempre più interessante, lo stava ad ascoltare con la massima attenzione, ma la delicatezza della materia le impedì di fare ulteriori domande. Era il mio padrino e mi era indicibilmente affezionato. Non ho parole per esprimere la sua benevolenza. Era sua intenzione provvedere a me con larghezza e credeva di esservi riuscito. Ma al momento dell'assegnazione, il beneficio toccò ad altri. «Santo cielo!» esclamò Elizabeth. «Ma come è potuta succedere una cosa simile?» «Un'irregolarità nella stesura del testamento non mi consente di sperare nella legge. Un uomo d'onore non avrebbe messo in dubbio la intenzione. Mr. Darcy, sì. O meglio, la prese come una semplice raccomandazione sottoposta a certe condizioni, sostenendo che io vi avevo perso ogni diritto con la mia condotta stravagante e sventata. Con tutto e con niente, insomma. Quel che è certo è che il beneficio si rese vacante 2 anni or sono, proprio quando io avevo compiuto l'età giusta per averlo e fu assegnato ad un altro. Com'è certo che io non posso accusare me stesso di avere veramente fatto qualcosa per meritare di perderlo. Ho un carattere vivace ed impulsivo e qualche volta posso essermi espresso su di lui e davanti a lui con troppa libertà. Non mi viene in mente niente di più grave. Il fatto è che siamo tipi molto diversi e che egli mi odia. «Ma avrà avuto un motivo!» esclamò Elizabeth dopo un momento di silenzio. «Che cosa lo avrà spinto ad agire così crudelmente?» «Una profonda, incrollabile antipatia per me. Un'antipatia che è da attribuire in parte alla gelosia. Se il vecchio Mr. Darcy mi avesse voluto meno bene, forse suo figlio mi avrebbe sopportato più volentieri, mentre lo straordinario affetto di suo padre per me deve averlo irritato fin dal principio. Non era tipo da tollerare quella specie di competizione che si era creata fra noi e quella certa preferenza che spesso veniva data a me. Non immaginavo che Mr. Darcy fosse così malvagio. Non che mi sia mai andato a genio, ma non ho mai pensato male di lui. Avevo l'impressione che disprezzasse i suoi simili in generale, ma non lo supponevo capace di vendicarsi con tanta malizia, tanta ingiustizia, tanta crudeltà. Siamo nati nello stesso paese, entro lo stesso parco. Abbiamo passato gran parte della nostra fanciullezza insieme. Mio padre aveva intrapreso la professione cui fa tanto onore vostro zio Phillips, ma rinunciò a tutto per essere di aiuto al vecchio Mr. Darcy e dedicò tutto il suo tempo a curare la proprietà di Pemberley. Egli ebbe tutta la stima, la più calda ed intima amicizia di Mr. Darcy. Mi sorprende che tutto l'orgoglio di Mr. Darcy non lo abbia spinto a rendervi giustizia. Dovrebbe essere, se non altro, troppo orgoglioso per essere disonesto, perché di disonestà si tratta in questo caso. È strano davvero, rispose Wickham, visto che tutte le sue azioni, o quasi, si possono far risalire all'orgoglio. Spesso gli ha insegnato ad essere magnanimo e generoso, a donare il suo denaro con larghezza, ad offrire ospitalità, a venire incontro ai fittavoli,
e ad aiutare i poveri. Merito del suo orgoglio familiare e del suo orgoglio filiale, dato che è molto fiero del suo defunto padre. Egli è dotato per di più di un orgoglio fraterno che, unito ad un certo affetto, fa di lui un attento e amoroso custode della sorella. Ne sentirete sempre parlare come del più caro, del più premuroso dei fratelli. Dopo molti silenzi e ripetuti tentativi di cambiare discorso, Elizabeth finì per riprendere ancora una volta l'argomento iniziale. «Quello che non capisco è la sua intimità con Mr. Bingley. Come mai Mr. Bingley, che sembra la serenità in persona, ed è, a mio parere, una persona piacevolissima, è amico di un tipo simile? Come faranno ad andare d'accordo? Conoscete Mr. Bingley?» «Niente affatto. È un uomo pacifico, simpatico, interessante. Non è possibile che sappia chi è Mr. Darcy.» «Forse no, ma Mr. Darcy sa piacere quando vuole. Non gli mancano le capacità. Può diventare un compagno interessante, se ritiene che ne valga la pena. Coi suoi pari è un uomo assai diverso da com'è coi meno abbienti. Non che il suo orgoglio lo abbandoni mai, ma con i ricchi è di idee aperte, onesto, sincero, sensato, stimabile e forse anche simpatico, senza contare le sue ricchezze e il suo bell'aspetto.» Elizabeth riconobbe che la sua versione era assai sensata e la conversazione continuò con soddisfazione da ambo le parti fino a quando fu servita la cena, che mise termine al gioco e diede alle altre signore la loro parte delle attenzioni di Mr. Wickham. Nel frastuono di una cena in casa di Mrs. Phillips non vi poteva essere conversazione, ma Mr. Wickham si raccomandava a tutti con le sue belle maniere. Tutto ciò che diceva era ben detto, tutto ciò che faceva ben fatto. Elizabeth, andandosene, non aveva in testa che lui. Claudia Giannotti ha letto Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, riduzione di Paola Roli. Regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.